Buonasera. Ancora un incidente nel sottopasso di Via Ancora, all'incrocio con Via Palestro e Via Radici in Monte. Una vettura condotta da una donna è rimasta incastrata tra un camion e il guardrail che delimita il marciapiede. Sul posto i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza il SUV alimentato a gas e due pattuglie della polizia municipale. La conducente è rimasta illesa. È stato approvato il nuovo accordo tra amministrazione comunale Unicredit che prevede il comodato gratuito del parcheggio a alla stazione a favore del comune per una durata di 15 anni. La restituzione dell'area potrà essere richiesta solo dopo 10 anni e con un preavviso di almeno 60 giorni. Entro maggio si prevede l'approvazione del progetto definitivo e entro l'anno la realizzazione. In occasione della festa della liberazione, i ragazzi della quinta B della scuola elementare San Giovanni Bosco hanno incontrato a Fossoli il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Gli studenti hanno donato una piastrella raffigurante il celebre dipinto della Primavera del Botticelli, realizzata da Ferruccio Giuliani di Terre Nove. Passiamo allo sport. Presentato questa mattina allo Sporting Club il Sassuolo Camp 2017, il campo estivo per i piccoli amanti del calcio. Ecco i dettagli nelle interviste. Francesco, allora, una nuova edizione dei Camp del Sassuolo, una nuova edizione nella quale i ragazzini del circondario soprattutto sono provati e eh, trascorrono dei momenti di aggregazione nel nome del calcio e del Nero Verde. Sì, ehm, come ho detto prima deve essere un'esperienza, deve essere um, una bella cosa ehm, anche per la loro crescita, sia sing da singolo sia come gruppo stare insieme, fare cose insieme, eh, deve essere un'esperienza, ci, ci deve essere un divertimento alla base, assolutamente. Poi, eh, poi, poi si vedrà comunque l'importante è che stiano insieme si divertino ed è, ed è una cosa da fare sempre perché è una cosa molto, molto importante per, per i bambini tu hai, hai accennato prima che tu non hai avuto questa opportunità sei passato direttamente al gioco che valeva eh, quindi sono opportunità da cogliere in più queste sì perché comunque anche gli osservatori Sassuolo per adesso guardano anche i giocatori che crescono, i ragazzi che crescono, li valutano anche, è sempre un, una cosa anche per guardare come, eh, se sono bravi o meno, quindi è una cosa, una cosa importante. Ci sono tanti bambini, tante ragazzi da vedere, quindi è una cosa molto, molto importante, sia per loro sia comunque per il Sassuolo. Entrare nell'atmosfera dei camp vuol dire per te tornare indietro, anche se non hai mai fatto i camp, però tornare indietro a Madonna di sotto. Sì, sicuramente è una bellissima esperienza per questi ragazzi che vengono a fare questo camp, hanno la possibilità di farsi notare dalla società e in più hanno un sacco di attività da fare, quindi soprattutto divertirsi, che è la cosa principale da fare nel mondo del calcio. Divertirsi e pensare già in grande perché si è comunque in un camp di una grande squadra? Eh, sicuramente. Quindi il divertimento viene prima di tutto. Se c'è il divertimento è ovvio che i ragazzi hanno più, vuol dire, più, più, voglia, più voglia di dimostrare a questa società che magari possono starci e quindi giustamente anche io se fossi al loro posto cercherei di dare il massimo, dare tutto per farmi, farmi notare. Nella tua posizione diventi anche un piccolo testimonial in mezzo a loro. Sì, perché forse sono, sono il più piccolo della, della, della squadra e quindi è ovvio che mi sento ancora ragazzino. Se torno indietro nel tempo è ovvio che mi sento come loro, mi sento come loro che alla loro età quando andavo allo stadio che facevo raccattapalle mi sentivo felicissimo, avevo gli occhi spalancati dalla gioia. e... E ora sono dalla parte opposta, quindi so come si sentono loro perché ci sono passato anche io in quei bellissimi momenti. Allora direttore, sicuramente una nuova edizione che eh, dà spazio a tutti i ragazzini del comprensorio e non solo. Beh certo, l'obiettivo è quello, dare la possibilità ai ragazzini del territorio in particolar modo di poter stare con noi, di poter stare con noi con la maglia del Sassuolo. E potersi divertire con, con i nostri istruttori. Voi avete eh, confermato a grandi linee le cose del passato, anche le location del passato, cioè Carpi, Reggio, aggiungete sempre qualcosina per fare i passi abbastanza ponderati. Sì, penso che se le cose sono fatte bene come sono state fatte in questi anni è giusto, è giusto dare continuità al lavoro. Per cui eh, Poi è chiaro che se si può migliorare qualcosa col tempo cercheremo di migliorarlo, però come ho detto prima, eh, visto e considerato che negli ultimi anni, sia come location che sono bellissime, eh, come modo di lavorare, come, per come si, si sono preparati i camp, sono sempre stati fatti nella maniera giusta, eh, li continuiamo a fare in quella maniera. Anche perché come nostro, ha detto il nostro amministratore prima, il Sassuolo non, non fa i camp per un discorso di business, lo fa solamente per dare un senso di, di coinvolgimento, di aggregazione ai giovani ragazzi del territorio per far sì che eh, ci si possa sempre fare innamorare ancora di più i bimbi alla nostra società. E poi c'è l'occhio dei tecnici che potrebbero scovare un nuovo Berardi, un nuovo Agiapponk. Certo, c'è la possibilità, visto e considerato che i nostri tecnici presenziano tutti i camp, eh, di monitorare tutti i ragazzini che fanno parte di questi camp, così se c'è qualcuno che ha delle qualità che ci possa eh, colpire, che ci si può intravedere qualcosina su qualche eh, ragazzino, è ancora più facile il percorso da poterlo poi eh, portare nei nostri gruppi. Per questa edizione di Sassuologici è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci a domani.